Ok. Mi serviva uno scatto per l'articolo. L'articolo è morto, Angela. Non se ne parla più. Non fa niente, solo... Tranquilla, ci penso io, piccola. Scriveremo l'ennesimo editoriale sull'alcol tra gli adolescenti. O potreste sempre buttarvi sui disordini alimentari. O sugli spiedo imbottiti della squadra di nuoto. In effetti questa è buona, Kirk! È vero, è proprio quello che pensavo. Parliamo di dimensioni olimpiche. No, non può essere. È così secco. No, non è possibile, lo dicevo io. Infatti. Chi sono? I Cullen. Sono i figli adottivi del dottor Cullen e signora. Sono venuti qui dall'Alaska, diciamo, qualche anno fa. Stanno sempre per i fatti loro. Sì, perché stanno tutti insieme. Cioè, insieme, insieme. Ah. Quella bionda si chiama Rosalie. E il ragazzone Bruno Emmett. Hanno una storia. Non sono sicura che sia legale. Jessica, non sono davvero parenti. Sì, ma vivono tutti insieme, lo capisci? Ah, ecco, guarda. Quella bassa coi capelli neri, Alice, lei è strana veramente. Sta con Jasper, il biondo che ha l'aria di uno in agonia. Il dottor Cullen è tipo padre adottivo / paraninfo. Potrebbe adottare me? Lui chi è? Lui è Edward Cullen. È uno schianto assoluto, ovviamente. Ma a quanto pare nessuno di noi gli sta bene. Sai che me ne importa, figurati. Per cui, sì. Sul serio, non ci perdere tempo. Non pensavo di farlo.